nel segno di una città che io ho conosciuto da bambino piccolissimo, che ho vissuto poi coi nonni, col papà e adesso vivo io, che ha quindi un senso di permanenza e devo dire anche di ringiovanimento, perché a me la città sembra più giovane adesso di quando ero piccolo. Mio padre, che è stato un doppio modenese, perché lui non era modenese di nascita, lui era nato in realtà a Bologna, però poi diventò un immigrato, più modenese dei modenesi, perché si legò a questa città in una maniera spasmodica, forse perché era cresciuto qui, si era sposato qui, aveva fatto il partigiano qui, vissuto la guerra qui, aveva avuto il primo figlio qui, un po' fuori, a Bastiglia, ma insomma chiamiamola Modena, e quindi alla fine aveva scritto il libro che ha amato di più, un piccolo libro che si chiama La Memodna, nella quale c'è tutta l'essenza della sua tenerezza per una città che aveva nella madre, la Teresa, anzi detta la Teresina, un personaggio favoloso che ha dato vita appunto anche a pagine delle sue commedie. Per chi l'ascolta sa benissimo che lei ogni tanto ricorda Modena nelle sue memorie. Quanto è cambiata, che cosa le manca di questa città? Ma vivendo soprattutto in America, parte anche a Roma, quindi in località che sono molto sparse, molto vaste, molto grandi, quello che mi manca di Modena è la dimensione che magari a chi ci vive sembra un po' stretta, restrittiva, uso una brutta parola, provinciale, ma che a me pare molto intima, molto affettuosa. Uno degli shock che ebbi tornando a Modena dopo non esserci stato da anni, ricordando quando da bambino facevo a piedi da Piazza Mazzini fino a via Carlo Sigonio, via Guicciardini, dove stava la mia altra nonna, e mi sembrava la traversata dell'Antartide, accorgermi di come invece era tutto piccolo, ma com'era anche bello in pochi passi attraversare secoli, epoche, culture, storie, facendo una passeggiata di pochi minuti. Una cosa che mio padre mi ha sempre lasciato come eredità, visto che di soldi per la verità niente, ben pochi, ed era che bisogna cercare di considerare che gli altri sono tutte persone degne di rispetto quanto gli altri devono rispettare te. Non è tanto evangelico come principio, è molto più pratico. Chi rispetta sarà rispettato.